Vediamo oggi cosa sono le reti. Cominceremo con una frase, il tutto è cominciato dalla creazione e diffusione dei PC che è avvenuta negli anni 80 più o meno. Infatti nel 77 Kenneth Henry Olsen ebbe l'infelice idea di dire che non c'è nessun buon motivo per cui una persona dovrebbe tenersi in casa un computer. Secondo lui il PC era utile soltanto all'interno dell'azienda e quindi lì sarebbe rimasto confinato. Ovviamente tutti sappiamo oggi che questa cosa è assolutamente falsa, in quanto il PC ormai è diventato parte integrante della nostra vita. Chiaramente, dopo la diffusione dei PC e quindi dell'uso a livello personale dei PC, è nata l'esigenza di far comunicare questi PC tra loro in modo tale da scambiarsi informazioni, dati, risorse. Quindi partiamo dalla definizione formale di una rete informatica. Una rete informatica è una combinazione di hardware, software e cablaggio che assieme permettono a più dispositivi di elaborazione di comunicare tra loro. Ora, questa è una definizione molto formale. Diciamo che due o più PC, addirittura meglio, due o più host, possono essere connessi tra loro. Una volta connessi tra loro realizzano una rete e questa rete permetterà lo scambio libero di informazioni all'interno di questa rete, nonché la condivisione di risorse sia hardware che software. Qui parla di cablaggio. Ovviamente sappiamo perfettamente che oggigiorno le reti non sono soltanto cablate, quindi realizzate tramite dei cavi veri e propri, ma sono anche di tipo wireless, quindi senza il cavo. Perché andare a realizzare una rete? Innanzitutto, l'abbiamo già detto, per condividere periferiche, che possono essere costose o meno, come stampanti, scanner e plotter. Quindi, così come possiamo verificare anche in un qualsiasi laboratorio informatico, abbiamo tanti PC e magari una sola stampante e un solo scanner. Questi vengono condivisi all'interno della rete e tutti i PC della rete possono tranquillamente utilizzarli come se fossero a sua completa disposizione. C'è la possibilità di inoltrare dati tra i vari utenti della rete, quindi tra i vari host connessi alla rete, senza aver bisogno di supporti alternativi. E chiaramente, non avendo bisogno di supporti alternativi, abbiamo la possibilità di scambiare dati anche di una dimensione, di una certa dimensione, quindi di una dimensione elevata. L'uso della rete ci permette anche di utilizzare dei programmi centralizzati, quindi potremo installare dei PC, dei programmi, dei software su uno dei nodi della rete e poi accedere a questo nodo da parte di tutti gli altri nodi per poterlo utilizzare. Infine, all'interno di una rete è sempre possibile istituire dei sistemi di backup dei file. Le reti possono essere classificate in base a vari criteri. Il primo criterio per cui si, classifica, con cui si classifica una rete è l'estensione. Vedremo che poi c'è la possibilità di classificare le reti in base al mezzo trasmissivo che usano e in base alla topologia. Allora, cominciamo con la classificazione delle reti per estensioni e cominciamo dalla rete più piccola utilizzabile. Questa rete si chiama BAN, Body Area Network. Come possiamo vedere dall'immagine, la BAN è costituita da, quindi gli host che costituiscono questa rete sono wearable, cioè indossabili. Possono essere degli oggetti che io posso indossare semplicemente, come un orologio, come un auricolare, come un braccialetto e così via, ma ci sono oggetti anche addirittura impiantati all'interno del corpo, come, strumentazioni, biomediche che servono per trasmettere dati, fisici. Ovviamente questo tipo di rete è molto piccola, si tratta di dimensioni vicine al metro e si usano prevalentemente nel campo biomedico. Rete immediatamente successiva è la PAN, Personal Area Network. La PAN è una rete informatica che permette la comunicazione di diversi dispositivi vicini ad un singolo utente. Praticamente dall'immagine possiamo intuire subito cosa significa PAN. Se per esempio utilizziamo un telefono e lo utilizziamo come hotspot, abbiamo per esempio la possibilità di connettere a internet non solo il telefono, ma anche tutti gli altri dispositivi wireless che abbiamo a disposizione.
Ovviamente il raggio di azione di una PAN è di alcuni metri, non abbiamo la possibilità di connetterci con dispositivi molto lontani. E il dispositivo che funge da hotspot può anche non appartenere all'utente in questione. Quindi se per esempio in una classe abbiamo la necessità di connetterci a internet o comunque di scambiare delle informazioni tra noi, possiamo tranquillamente utilizzare un telefonino, uno degli smartphone come hotspot e connettere tutti gli altri a questo telefono. Abbiamo realizzato una PAN. Passiamo alla LAN, che è già una rete un po' più grandicella. Si tratta di un certo numero di computer connessi tra loro, sia in maniera cablata che wireless, che sono generalmente presenti nello stesso luogo. Quindi all'interno di un ufficio di un'azienda, all'interno di più uffici di un'azienda, all'interno dei nostri laboratori, all'interno della nostra casa. Le LAN sono di piccole dimensioni e possono andare anche oltre i 100 metri. Una LAN è anche una rete che connette PC dislocati su un intero edificio. Poi abbiamo una MAN. La MAN, Metropolitan Area Network, è una rete che si estende per l'intera città e anche per i centri limitrofi a questa città. La MAN non è altro che un insieme di LAN della città, come ci fa vedere l'immagine, quindi una LAN, la LAN dell'ospedale, la LAN dell'università e così via, che sono connesse tra loro in modo tale da poter condividere informazioni. Chiaramente abbiamo già detto che sono dislocati i vari host in più comuni, anche limitrofi, e quindi le dimensioni sono quelle di una città. La WAN, come possiamo notare dall'immagine, la WAN è una rete che permette di connettere dispositivi dislocati su ampie dimensioni, parliamo di regioni, nazioni, addirittura continenti. Quindi una WAN si estende per molti, molti, molti chilometri. Infine abbiamo la GAN, che è la rete più grande, quindi Global Area Network, ed è una rete che permette di connettere tra loro dispositivi presenti sull'intero continente. La rete per eccellenza GAN è Internet.